Benvenuti a Rebus, questioni di conoscenza. Chi era in realtà Gesù? Che cosa sappiamo sui suoi insegnamenti? Che cosa sappiamo, in particolar modo, sulle parole che ha detto? L'enigma Gesù, di questo vogliamo occuparci a Rebus, questioni di conoscenza, per 2 settimane, a cominciare da questa sera. Vogliamo cercare di capire qual è la verità storica ancora tutta da comprendere sulla figura emblematica di Gesù Cristo. I nostri compagni di viaggio, Mike Lato, dell'Aera Edizioni, buonasera. Esperto della vita di Gesù, ha scritto alcuni saggi, conferenziere proprio su questa tematica. Davide Donnini ha scritto molti libri su questo tema, buonasera. Ne ricordo soltanto qualcuno: Cristo, una vicenda storica da riscoprire, Gesù e i manoscritti del Mar Morto, nuove ipotesi su Gesù. Ha approfondito molto, moltissimo la figura di Gesù Cristo, cercando di capire tutte le sfaccettature che ancora sfuggono alla nostra comprensione attorno a questa figura. Grazie a entrambi di essere qui. Dunque, enigma Gesù. Chi era quest'uomo? Da dove veniva? Quali sono stati i suoi reali insegnamenti? E soprattutto, sappiamo veramente tutto su di lui? Perché rappresenta la continuità di un'esperienza sempre antica e sempre nuova. Ed è esile perché in ogni generazione questa consapevolezza viene mantenuta da una minoranza di individui. La verità esiste fin dall'inizio ed è seminata ovunque. Molti la vedono, ma pochi la raccolgono. La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e immagini. Non la si può afferrare in altro modo. Sono detti scoperti 60 anni fa nelle sabbie del deserto egiziano e attribuiti a Gesù. Quale enigma si cela dietro questo volto? Che cosa ha detto veramente Gesù durante la sua breve apparizione terrena? Nel dicembre del 1945, a Nag Hammadi, nell'Alto Egitto, un contadino arabo scavò una giara di terracotta che conteneva 13 volumi di papiro rilegati in cuoio. Sua moglie ne usò alcuni per accendere il fuoco. Non avevano un'idea dell'importanza della scoperta. Col tempo, i papiri finirono sul mercato nero dei trafficanti di antichità del Cairo. Il governo egiziano riuscì, in circostanze molto movimentate, a comprare uno dei codici e a confiscarne altri. Ma 5 testi straordinari furono contrabbandati fuori Egitto e messi in vendita negli Stati Uniti. I papiri risalivano ai primi secoli dell'era cristiana. Vi era anche una raccolta di Vangeli cristiani primitivi ancora ignoti, che attribuivano a Gesù parole diverse da quelle contenute nei 4 Vangeli del Nuovo Testamento. La scoperta dei manoscritti di Nag Hammadi, manoscritti copti di Nag Hammadi, fornisce uno sfondo sulle prime tappe dello sviluppo del cristianesimo. I manoscritti di Nag Hammadi appartengono al IV secolo in quanto manoscritti, però ci testimoniano testi che sicuramente sono più antichi, possono risalire addirittura al II secolo. Addirittura qualche cosa potrebbe risalire alla prima metà del II secolo e quindi addirittura essere contemporanei alla redazione finale del Nuovo Testamento. E alcune tradizioni potrebbero essere anche contemporanee alle tradizioni del Nuovo Testamento. In questo sfondo tutta la tradizione delle origini del cristianesimo, del suo primo sviluppo, viene riletta in un quadro estremamente complesso, estremamente vario, perché ciò che emerge è la complessità del quadro religioso, del quadro sociale, del quadro spirituale del tempo.
indagine che vogliamo condurre questa sera a Rebus Questione di Conoscenza, voglio precisarlo subito, non ha niente a che fare, non ha niente a che vedere con la questione religiosa. Quello che vogliamo capire e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità, come facciamo sempre a Rebus, è solo ed esclusivamente la verità storica sulla vita, la figura, gli insegnamenti e le parole di Gesù. Lo avete sentito in questo primo spezzone del documentario al quale assisteremo nel corso di questa serata e della prossima settimana anche. Le fonti storiche che ci raccontano della storia di Gesù sono ancora oggi estremamente frammentate. Soltanto 60 anni fa sono arrivate molte altre notizie che ci raccontano un Gesù diverso da quello che ci narrano i Vangeli del Nuovo Testamento. La figura di Gesù, quindi, a tutt'oggi rappresenta un grande enigma, forse il più grande della storia. Plato. Beh, per quanto mi concerne, non credo che vi siano moltissime difformità fra i Vangeli apocrifi e quelli sinottici, e intendiamo per sinottici i quattro regolarmente accettati dalla Chiesa romana. Nel senso che evidentemente ciò che è detto di Gesù e ciò che Gesù dice all'interno di quei Vangeli è semplicemente parlo dei Vangeli apocrifi, è semplicemente un approfondimento gnostico, esoterico, iniziatico di quanto è già scritto all'interno dei Vangeli sinottici. Non ho mai incontrato nessuna difformità nei detti di Gesù, nei Vangeli di Nag Hammadi, i cosiddetti Vangeli gnostici, e quelli, i quattro canonici sostanzialmente. Donnini, chiariamolo subito, il tema di questa sera è un tema complesso, per molti versi difficile anche da comprendere, perché richiede una preparazione di fondo. Durante il corso della serata cercheremo anche di dare quelle nozioni di base. Chiariamolo subito, qual è la differenza fondamentale che esiste fra Vangeli apocrifi e i Vangeli canonici? Cosa sono gli uni e cosa sono gli altri? Beh, i Vangeli canonici sono i Vangeli che sono stati scelti a un certo punto nello sviluppo della storia della Chiesa come punti di riferimento fissi che dovevano rappresentare la dottrina cristiana. Il termine apocrifi si riferisce a una costellazione immensa di scritti. Ora, in particolare, nel riferimento che abbiamo visto prima, si parla dei testi trovati a Nag Hammadi, quindi è un sottinsieme della grande costellazione dei Vangeli apocrifi, e a mio parere sono fra i più significativi, perché mentre fra gli apocrifi in generale ci sono anche degli scritti molto tardi dove la fantasia ha lavorato molto, i Vangeli di Nag Hammadi invece sono molto legati, come diceva anche lo studioso che abbiamo visto, molto legati alle concezioni più originali del cristianesimo, e io oserei addirittura pensare che ci possano riportare delle concezioni ancora più fresche, più originali di quelle che abbiamo nel Nuovo Testamento, anche se, come diceva l'amico qui accanto, non ci sono poi delle così grandi difformità, se non per il fatto che nei Vangeli gnostici non c'è una storia delle vicende, c'è solo un Gesù disse, cioè ci sono dei detti, quindi c'è un approfondimento su quello che ha detto, sui contenuti del suo insegnamento, ma è totalmente assente una storia di Gesù, non si parla di nascita, non si parla... Sta di fatto che sulla figura di Gesù ci sono una serie innumerevoli di distorsioni. Cominciamo da quelle di base, perché nell'immaginifico collettivo questa figura viene tracciata attraverso poi le distorsioni del grande schermo, del cinema, come addirittura biondo, di carnagione chiara, addirittura con gli occhi azzurri. Plato, quante bugie ci sono in questo? Allora, innanzitutto bisogna intenderci sul termine bugia e soprattutto da chi eventualmente vengono le bugie. Io credo che poi tutto sommato non sia poi così importante capire quale carnagione avesse Gesù, se fosse nero, bianco, rosso. Magari era, il nostro giornale sposa da un po' di tempo l'ipotesi che lui, essendo un Galileo, era fenicio, quindi
essendo di stirpe davidica, se andiamo a vedere e un po' a capire qual era la caratteristica somatica di questa stirpe genetica, avevano effettivamente dei capelli rossi. In molte raffigurazioni, dopo l'anno 1000, Gesù appare spesso con i capelli rossi. Ma credo che la cosa più importante non sia tanto l'uomo carnale quanto lo spirito che lo animasse. Chi era Gesù? Gesù era, per quel che mi concerne, un'anima estremamente speciale, anzi io dirò di più, non credo che colui che conosciamo come Gesù di Nazareth fosse un individuo che in una sola vita avesse concluso la cosiddetta grande opera, per come viene chiamata negli ambienti iniziatico esoterici. In realtà si tratta di un'anima che evidentemente aveva compiuto un certo tipo di cammino estremamente importante in altre vite, e direi addirittura che se identifichiamo questa figura, Gesù, con un'altra figura molto molto misteriosa, forse altrettanto misteriosa come quella di Giovanni Battista, direi che probabilmente l'anima di Gesù possa essere addirittura essere stata quella di Elia reincarnato, tant'è che i Vangeli dicono questo, che Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia, Elia che ritorna, per cui evidentemente quell'anima, dopo aver compiuto un certo percorso a livello di, come lo chiamavano i cabalisti ebraici, masse merkava, opera del carro, costruzione del corpo di luce, in quell'esistenza, in quel ciclo esistenziale, abbia conseguito la costruzione di questo corpo di luce che noi oggi definiamo il Logos, il Cristo. Sta di fatto che Donnini ce lo ripete: per comprendere meglio la figura, gli insegnamenti, le parole di Gesù, è importante l'apporto che ci hanno fornito i Vangeli gnostici. Allora, quali sono le origini della gnosi? Prima della scoperta dei testi di Nag Hammadi, ciò che si conosceva della gnosi era dato da pochissimi testi, molto spesso di frammenti di testi, per lo più arrivati a noi tramite le critiche, Clemente Alessandrino ed altri ancora, che si servivano di questi per confutare le tesi gnostiche. Quindi, se da questi si poteva avere un'idea generalissima di che cos'era la gnosi e anche lo gnosticismo, difficile era comprendere esattamente la portata dei documenti, anche in relazione alla figura di Cristo, anche in relazione alla predicazione di Cristo, anche in relazione a quello che la gnosi ha significato per il cristianesimo primitivo. Poi c'è stato Nag Hammadi, quasi un caso curioso della storia, quasi di sincronismo junghianamente parlando. Nel momento in cui la secolarizzazione stava dilagando nel mondo, sta dilagando, è nel mondo, dalle lontananze abissali del pozzo del tempo, come diceva Thomas Mann, emergono questi documenti racchiusi in una giara, quasi fosse il tesoro di Aladino, una cinquantina circa, spiegandoci cose intuite, presagite dai microtesti che c'erano arrivati, ma non nella loro interezza. Testi che confermano in parte quello che si sapeva, testi che invece aprono delle prospettive anche sconvolgenti, talora anche e a torto romanzate, su quello che poteva essere la figura di Cristo, su quello che poteva essere il messaggio cristiano, su quello che poteva essere un'alternativa o un parallelismo al cristianesimo tradizionale e anche forse un'immagine di uomo un po' diversa da quello che, bene o male, il cristianesimo ci ha tramandato. Da sempre terra d'accoglienza per gli israeliti, l'Egitto ha un ruolo importante nella storia biblica. Qui viene condotto il piccolo Gesù per sfuggire alla strage degli innocenti. Secondo la tradizione copta, Gesù rimarrà in Egitto per 3 anni e mezzo. La storia e l'archeologia non possono in alcun modo documentare la realtà di questo soggiorno, ma la Valle del Nilo divenne ben presto il centro del cristianesimo nascente. Oggi la maggior parte delle chiese e delle catacombe sono state distrutte, ma qua e là nel deserto è ancora possibile scorgere qualche traccia paleocristiana. Donnini,
dunque, che cos'è la gnosi? Qual è l'apporto che ha dato nella ricerca di verità sulla figura storica di Gesù? Che cos'è la gnosi è una domanda molto grossa, perché innanzitutto bisogna chiarire un concetto. Oggi, specialmente i credenti cattolici, hanno un'immagine della storia del cristianesimo come se si fosse svolta su un unico filo conduttore, come se da Cristo, gli apostoli, successi Paolo, ci fosse un filo che conduce fino alla Chiesa di oggi. Mentre invece nel primo e secondo secolo noi avevamo una miriade di comunità, ognuna delle quali si costruiva le sue concezioni, maturava il suo modo di interpretare Cristo e scriveva anche i suoi testi. Lo gnosticismo è, in questa costellazione di comunità, quello che si occupava forse degli aspetti più mistici, più esoterici, più simbolici, e comunque anche all'interno dell'gnosticismo ci sono scuole estremamente diverse. Avremmo perso tutto se non ci fossero state scoperte come quella di Nag Hammadi, perché in seguito alla canonizzazione, cioè in seguito alla costruzione di un insieme di scritti che sono stati adottati dalla Chiesa, la Chiesa stessa ha cercato di fare scomparire tutte queste cose, perché evidentemente avevano un carattere turbativo di quello che è l'insegnamento e la dottrina. C'è stato anche qualcuno che ha cercato però di proteggere questi scritti, perché ne apprezzava il valore, e quindi li ha nascosti sottoterra in una giara, ed è grazie a questo fatto che noi oggi li abbiamo ritrovati. Sorgono adesso dei problemi interpretativi, perché spesso in questi scritti gnostici ci sono dei linguaggi simbolici e per capirli è necessario possedere delle chiavi di lettura che non sempre abbiamo, quindi è un discorso molto complicato, bisogna andare con grande verità. L'abbiamo sentito, secondo le parole fatte ricondurre direttamente alla figura di Gesù, non è così manifesta. La verità si esprime attraverso simboli, attraverso segni. Quello che noi sappiamo oggi comunque dipende direttamente dai Vangeli. Una scelta dei Vangeli con uno scarto di quelli apocrifi ha privilegio di quelli che oggi sono quelli che compongono il Nuovo Testamento. Chi ha scritto allora i Vangeli? Perché sono stati scartati gli apocrifi? In quale misura entrano in gioco in tutto questo gli esseni? Molti studiosi ritengono che esistesse una raccolta originaria delle parole di Gesù, chiamata Q, dal tedesco quelle, fonte di tutti i Vangeli successivi, quelli canonici e quelli gnostici. È ormai certo che i Vangeli del Nuovo Testamento non sono stati scritti dagli apostoli, che erano probabilmente analfabeti, e neppure da altri contemporanei di Gesù. I Vangeli sono un insieme di racconti e storie che circolarono per decenni nell'impero romano prima che alcuni cristiani eruditi li raccogliessero sotto forma scritta. I nomi degli apostoli furono aggiunti dai cristiani nel secondo secolo per sostenere l'origine apostolica dei testi. Molti detti di Gesù, che gli studiosi ritenevano tarde invenzioni o rielaborazioni di tipo gnostico, erano accolti con piena fiducia dai cristiani fino al IV secolo, quando la Chiesa finì per vedere solo nei quattro Vangeli la voce autentica di Gesù. In realtà Gesù non ha lasciato niente di scritto. C'è un passo del Vangelo in cui si dice che traccia dei segni sulla sabbia. Allora, non si dice cosa abbia tracciato, magari era solo un diversivo, ma certamente non ha lasciato, però ha parlato e ha detto parole fondanti, fondamentali, e queste parole sono state trasmesse in vari modi. Già gli stessi Vangeli canonici in realtà ci trasmettono le parole in modi differenti, e poi nei Vangeli apocrifi abbiamo nuove versioni che
testimoniano che il messaggio di Gesù in realtà ha proliferato e ha seminato in ciascuna anima in maniera differente, già fin dalle origini, anche perché anche i primi cristiani venivano da provenienze diverse, c'erano dei sacerdoti, c'erano dei farisei, Paolo, c'erano probabilmente degli esseni, e quindi a loro volta gli ascoltatori mettono dentro qualcosa di loro e trasformano continuamente, quindi è un processo continuo. E poi c'è la storia della Chiesa, c'è la storia di una religione che è millenaria e nel corso della storia ha accumulato interpretazioni e ha assorbito dalla storia stessa essenza. È il momento di cominciare a fare un po' il bilancio di quello che abbiamo detto fino ad ora. La storia di quest'uomo, la storia di Gesù, è il frutto di scritti che sono arrivati anche centinaia di anni dopo la sua esistenza. Oggi, a distanza di 2000 anni, è lecito chiedersi quanto queste parole nel corso dei millenni siano state sottoposte nel migliore dei modi a revisioni, nel peggiore dei modi a vere e proprie distorsioni. Lato. Sono convinto che i Vangeli, sia apocrifi che gnostici, non sono stati alterati. In particolare i Vangeli apocrifi, perché secondo me chi è andato a interpretare, a tentare un'interpretazione di quei testi ci ha capito ben poco. Gli stessi esoteristi, quelli che si reputano profondi, trovano notevoli difficoltà a entrare nell'ordine di idee di quei testi. Volevo anche agganciarmi anche alla questione precedente, cioè lei aveva chiesto perché alcuni Vangeli sono stati accettati e altri rifiutati. Io direi che ce n'è uno di motivo essenziale, perché qualcuno ha interesse a cristallizzare il Cristo, cioè l'intelligenza cosmica, all'interno di un solo uomo. I Vangeli apocrifi invece dicono sostanzialmente che la questione del Cristo è una questione che può riguardare moltissimi esseri, non posso dire l'umanità intera, però può riguardare moltissimi esseri se intraprendono un cammino di conoscenza, un percorso di conoscenza di se stessi, che è proprio il messaggio fondante di tutti quei manoscritti. Tonnini, brevemente un commento a questo. Ma io direi che i Vangeli innanzitutto vanno considerati come dei documenti il cui valore storico è relativo, perché non sono stati concepiti per fare storia, ma sono stati concepiti per fare catechesi, cioè per trasmettere determinati contenuti di natura religiosa e spirituale. Quindi i fatti sono due: o noi siamo interessati a approfondire la conoscenza dei contenuti spirituali e basta, ma se ci poniamo anche il problema da un punto di vista storico, allora il valore dei Vangeli canonici o apocrifi che siano si abbassa molto, perché certamente sono stati concepiti per scopi catechistici e l'immagine storica che ne scaturisce fuori non ci può dare un grande affidamento. Le fonti storiche che hanno il diritto di chiamarsi tali sono pochissime e non dicono quasi niente, quindi il problema storico è un problema veramente gravissimo. Tra poco parleremo di quali sono le fonti storiche, cercheremo di capire di più e meglio chi era veramente Gesù e quali sono gli enigmi che ruotano attorno alla sua figura. Restate con noi, ci vediamo tra poco. Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. Questa sera ci stiamo occupando dell'enigma Gesù, chi era veramente quest'uomo. E quello che conosciamo di quest'uomo, di questa figura, è quello che ci arriva attraverso i suoi messaggi, molto spesso quello che ci arriva attraverso i Vangeli. Ma che lingua parlava Gesù? Sapeva scrivere, sapeva leggere? Le sue parole sono state mutate nel tempo? E questo è quello che vogliamo scoprire.
Nei monasteri del deserto si prega in copto, la lingua dei cristiani egiziani. Gesù parlava un dialetto aramaico. Non è certo che sapesse scrivere, sicuramente leggeva l'ebraico antico. Nei primi secoli c'erano molti profeti e molti Vangeli. I quattro Vangeli canonici non contengono sempre i detti più antichi di Gesù. La predicazione e l'azione di Gesù avevano generato molti diversi gruppi che ebbero ciascuno una diversa immagine del Maestro e tramandarono in modo differente le sue parole e la sua vicenda. Troviamo diversità tra paolinisti, giacobini, nazareni, giovannisti, ebioniti e altri ancora. Troviamo diversità tra le chiese di Gerusalemme, quelle palestinesi, siriache ed egiziane. Non solo non esiste nessun Vangelo nel testo originario, ma non esistono nemmeno più le prime trascrizioni. Ci sono soltanto copie di copie di copie. Trascrizioni di manoscritti greci, di traduzioni latine, siriane, copte. Si contano circa 5.000 manoscritti greci del Nuovo Testamento. Non ce ne sono due con l'identico testo. Le parole di Gesù subirono dunque molteplici mutamenti, spontanei o intenzionali, generando un'immensa giungla di varianti, aggiunte, omissioni, in contrasto tra di loro. Da secoli, schiere di studiosi esplorano le possibili concordanze nei testi, facendone risuonare le verità profonde. Noi sappiamo dalla tradizione degli eresologi che nel secondo secolo ci sono figure come Basilide o Valentino che sono verosimilmente i primi grandi teologi cristiani e che la teologia della grande chiesa, la teologia ortodossa, in qualche modo è stimolata a svilupparsi proprio in risposta a queste speculazioni a volte misticheggianti, a volte un po' intellettuali, comunque è una risposta allo sviluppo della teologia gnostica, questo è abbastanza evidente. Prima non c'era questa esigenza e i primi grandi intellettuali della Chiesa sono verosimilmente questi gnostici, dopodiché c'è la risposta. E questo ci testimonia un quadro di nuovo complesso, complesso soprattutto perché in tutti questi manoscritti abbiamo l'espressione di tendenze diverse. Abbiamo manoscritti, appunto, si dice settiani, valentiniani, babilognostici, e che testimoniano che esiste un quadro di quello che chiamiamo gnosticismo, in cui c'è questo desiderio di ricevere un'illuminazione, la gnosi, da parte della divinità suprema, una divinità che è nascosta, che è un po' sconosciuta. C'è questo senso di un mondo che è una prigione, che è oscuro, però in questo mondo oscuro ci sono dei germi di luce e questi germi di luce sono nascosti nell'anima dello gnostico. Donnini, ha sentito attraverso quante mani, quante teste, quanti modi di pensare è passata la vita di Gesù, le sue parole, i suoi insegnamenti, quale e quanta è stata la frammentazione, i capovolgimenti di fronte, anche minimali, dei suoi concetti o dei concetti a lui attribuiti. Viene naturalmente da chiedersi a questo punto chi era veramente Gesù, a cominciare dal fatto se fosse figlio unico o avesse dei fratelli, chi fosse la sua famiglia, da dove veniva quest'uomo? Questo è uno degli aspetti più interessanti, su cui si possono dire tante cose. Oggi sta emergendo una certa concordanza da parte degli studiosi, anche di appartenenze diverse, un fatto. E cioè che Gesù provenisse da una famiglia all'interno della quale c'erano diversi figli e figlie. Quindi con tutta probabilità lui aveva fratelli e sorelle, il che implica irrimediabilmente che quello della... Perdoni, nati dalla Vergine Maria?
È quello, perché, è questo il problema. Viene anche meno implica il concetto. Implica irrimediabilmente la rinuncia a quello che diventa un mito, il mito della verginità di Maria. Ma del resto noi notiamo che nei primissimi scritti cristiani, come le lettere di Paolo, non c'è nessun cenno ad una madre vergine. Paolo nelle sue lettere parla di un Gesù nato da donna, non conosce nemmeno la sua madre Maria, non la nomina neanche. Questa Maria che appare come una vergine che partorisce ad opera dello Spirito Santo emerge in solo due dei quattro Vangeli, precisamente in quello di Matteo e in quello di Luca, dove le due natività tra l'altro sono discordanti per una serie di questioni, di fatti, di concatenamenti, di date, di personaggi. Ma allora Gesù di chi è figlio? Io non sono in grado di rispondere in maniera sicura a questa domanda, però nei miei libri ho avanzato un'ipotesi. Io ritengo non del tutto inverosimile che l'uomo che fu crocifisso da Pilato durante una Pasqua intorno all'anno 30 appartenesse alla famiglia di Giuda il Galileo, un personaggio famosissimo nella lotta zelotica di quegli anni. Ovviamente io non sono in grado di sottoscriverlo con certezza, questo molti miei lettori non l'hanno capito, perché pensano che quando io avanzo... Mi perdoni, ma allora la storia di San Giuseppe e la Vergine Maria è una favola oppure ha una qualche attinenza, un radicamento con una verità, una realtà storica appurata? Nel modo in cui è presentata nelle due natività, quella di Matteo e di Luca, è senz'altro un mito fondato solo ed esclusivamente su esigenze che i narratori desideravano rappresentare nel loro racconto. Questa è la mia convinzione. Pilato, Gesù quindi, secondo quello che ci racconta Donnini, era un uomo fatto e finito, con una madre e un padre, con dei fratelli e delle sorelle. L'importanza che noi nei secoli e nei millenni abbiamo attribuito alla sua dottrina, ai suoi insegnamenti, alle sue parole, allora... cambiano di senso? Contro chi si scontrava la figura di Gesù? Cioè, se dobbiamo dare per certo quello che ci dice Donnini, proviamo a farlo, allora dobbiamo ricalibrare tutto, anche gli insegnamenti di Gesù, anche le figure contro le quali metteva in guardia e le figure contro le quali ha instaurato una, diciamo, accesa dialettica. La domanda è profonda, la questione è abbastanza delicata, nel senso che storicamente non abbiamo alcun documento oggi ufficiale che attesti l'esistenza di Yehoshua ben Joseph, così veniva chiamato in quella regione, Gesù figlio di Giuseppe. Neanche Giuseppe Flavio ne parla nelle sue guerre giudaiche e nelle sue antichità giudaiche. Quindi qualcuno ha suggerito che la figura di Gesù possa essere una figura mitologica analoga a quella di Osiride, per cui praticamente c'è un rifiorire di conoscenza da parte di un gruppo che si chiama Gesù. Io non credo questo, io credo che in realtà Gesù sia un nome iniziatico e, come ho detto prima, questo nome iniziatico possa essere stato attribuito a un'altra figura che in realtà era esistita concretamente ed è esistita secondo tutti gli annali storici, e cioè Giovanni Battista. Tant'è quindi un uomo contro chi si scontrava allora? Chi sono i suoi nemici se non è una figura soprannaturale ma è una figura terrena? E allora, sono gli scriba? Sono i farisei? Chi sono? No, e allora bisogna intenderci, perché la questione è a due livelli. Noi dobbiamo identificare un Gesù uomo, seppur elevato, e un Cristo, un Logos, che opera all'interno di lui. Quindi intendiamo i nemici di Gesù e Gesù stesso come simboli terreni di forze che agiscono a un livello più alto. Per cui quando, lo scrivo spesso, quando Gesù si scaglia contro gli scribi e i farisei, ad esempio in un passo dice agli scribi, dice voi non siete voluti entrare, non si capisce bene dove, e non avete fatto entrare chi voleva, per quel che mi riguarda, lui sta parlando in Logos e il Logos sta parlando ai suoi avversari, che nello gnosticismo, ed era il problema dei problemi per gli gnostici, erano gli arconti, cioè i dominatori di questo sistema, e mi sembra che Elio Iucci ne abbia parlato. Io voglio ripeterlo e precisarlo, lo farò spesso durante queste due puntate. Il discorso che stiamo affrontando deve essere tenuto ben distinto da quello religioso.
quello che noi stiamo affrontando è un dibattito, un'indagine fondata sulla questione storica della figura di Gesù. Noi vogliamo capire e conoscere, mossi solo dalla verità, come facciamo sempre a Rebus. Però a questo punto viene da chiedersi anche se la figura di Gesù sia realmente esistita oppure no, perché Donnini, come può ben immaginare, è fondante questa domanda. Intorno a questa figura ruotano parecchie cose, per dire, per usare un eufemismo. Sì, però a mio parere è semplicistico domandarsi è esistito o non è esistito. Ci sono per esempio personaggi che scrivono per sostenere l'ipotesi che Gesù non è mai esistito. Ce ne sono altri invece che difendono a spada tratta l'idea che sia esistito e sia, e dicono questi documenti lo dimostrano, eccetera, eccetera. Secondo me la domanda non è così, si tratta di capire come è stato costruito il Gesù Cristo che noi conosciamo oggi. Certamente parte da un substrato storico, su questo non c'è dubbio, esiste qualcuno su cui ha avuto inizio questo processo di costruzione del Gesù Cristo che no, o dei Gesù Cristi, perché non esiste un Gesù Cristo, esistono tanti Gesù Cristi a seconda non solo delle chiese ufficiali ma anche delle coscienze delle singole persone. Un substrato storico c'è di sicuro. Il lavoro di separare queste varie fasi e mostrarle nel loro sviluppo è il lavoro difficilissimo che tentiamo di fare e non riusciremo mai a portare in fondo. Gesù è un enigma, la figura di questa persona, di questo personaggio rappresentano oggi un enigma. Quali sono le origini del cristianesimo allora? Ne parliamo tra poco. Rebus, restate con noi. Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. Su quanti livelli, su quanti strati e substrati deve svilupparsi la figura emblematica di Gesù Cristo? Quanto dobbiamo tenere distinta la figura religiosa da quella storica? Quanto dobbiamo distinguere tra dottrina religiosa e insegnamento umano? Questa è la domanda delle domande, probabilmente, e forse alcuni indizi, non risposte, possono arrivarci dall'interpretazione di quello che Gesù tracciò come il regno dei cieli, l'anima mundi, l'unione del tutto. Nella visione gnostica siamo gocce di luce, fatte scendere da Sofia, la manifestazione femminile, dal mondo della luce al mondo del caos, dove le scintille sono avvinte dalle catene dell'oblio. Il Salvatore è venuto quaggiù dal pleroma, dalla pienezza della manifestazione divina, per liberare queste scintille, destarle dal sonno, strapparle al mondo materiale. Nei Vangeli gnostici, il Salvatore racconta che quando scese in incognito per liberare le gocce di luce, attraversò un temibile luogo di mezzo, infestato da potenze negative animate da bramosia, ira e ignoranza. Il Salvatore conduce l'anima alla perfezione per opera della gnosi, della conoscenza. Ogni gnostico, dopo aver preso coscienza di se stesso, ritorna alla sua radice, che è divina. La goccia di luce si unisce alle altre scintille disperse e ricostituisce l'anima mundi, il regno della luce. La gnosi è una dottrina fondata, lo dice l'etimo del greco stesso, sulla conoscenza. Una conoscenza un po' particolare però, è una conoscenza che non è razionale anche se non rifiuta la ragione, è sostanzialmente una conoscenza intuitiva. Noi diremmo oggi con un linguaggio borderline con la psicanalisi, è una conoscenza del profondo dell'uomo e del profondo della realtà,
che si attua tramite l'intuizione, ma soprattutto si attua tramite la coincidenza tra il conoscente, il conosciuto e il mezzo della conoscenza. In questo senso è una cosa particolarmente originale, in cui si combina appunto la ragione e l'emotività. È in un certo senso la prefigurazione di quella totalità che è il centro vero della gnosi stessa. È impressionante come in questo filmato è possibile ravvisare grandi analogie e similitudini con un mito che rispetto alla storia di Gesù potrebbe essersi svolto 3.000, 4.000, forse anche 5.000 anni prima. Sto parlando del mito di Iside e di Osiride, sto parlando della nascita di Horus da una madre non naturalmente fecondata, anzi nata addirittura, partorito addirittura da un padre morto. Queste analogie con la vita di Gesù sono impressionanti, è evidente. Secondo le origini del cristianesimo, il mito di Gesù Cristo viene fatto persona. L'identità di questa persona, consentitemelo e passatemi il termine, è ancora oggi un rebus. Plato. Le analogie fra il mito fondante dell'Egitto antico e, chiamiamolo, mito cristiano, anche se in realtà, lo abbiamo già detto, Gesù deve essere esistito per forza, sono sorprendenti. Beh, basti pensare alla scena, alla vicenda della scoperta dell'apertura del sepolcro dopo la resurrezione. La prima donna a vedere il Cristo risorto è la Maddalena, e la Maddalena viene descritta come assolutamente piangente, ed è uno dei aspetti peculiari del mito di Osiride, in cui Iside piangente piange la morte del marito, ma piange anche per l'emozione di vedere il marito risorto, marito e fratello risorto, attraverso Horus. E qui mi aggancerei alla questione della Beata Vergine Maria e alla questione del figlio dell'uomo, che è irrisolta, nel senso che ancora oggi non si capisce cosa possa significare questa espressione figlio dell'uomo, perché Gesù si autoproclama figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è colui che in realtà, attraverso un percorso iniziatico, alchemico, riesce in qualche modo, è l'uomo che riesce a rimanifestare il Cristo, l'io vero, quindi con un sacrificio, e quindi in tal senso il Cristo, l'Horus, il principe di luce, l'io divino che emerge dall'uomo e che è preesistentemente padre dell'uomo, diventa a sua volta figlio, e chi l'ha concepito è l'anima. In questo senso qui l'anima, per concepire, riconcepire quello divino, deve purificarsi, diventare di nuovo vergine, distaccarsi dalla materia e quindi riacquisire quella qualità che le permetterà poi di rimanifestare quell'impronta, quel germe divino che poi dovrà tornare su, dovrà tornare in un mondo, in un regno di vibrazione più elevato. La figura di Gesù è evidentemente la figura di un illuminato, la figura, illuminato nel senso positivistico del termine, la figura di un superuomo nel senso filosofico, l'uomo del superamento. Ma queste analogie con miti ben più antichi, come quello egizio, ma ci sono forti analogie anche con i miti maya, aztechi, che cosa devono suggerirci? Donnini, c'è qualcosa che ci sta sfuggendo in tutto questo? Cose che ci stanno sfuggendo ce ne sono senz'altro tantissime. Ora, se noi facciamo riferimento a questi miti, io che mi sono interessato soprattutto degli aspetti storici, vorrei sottolineare il fatto che nella costruzione teologica di questa figura che oggi noi conosciamo come Gesù Cristo hanno avuto un peso enorme queste mitologie precristiane. Cioè, la costruzione della teologia cristiana è stata un atto di sincretismo in cui è stato preso da queste mitologie egiziane, ellenistiche, orientali. Per esempio, lo stesso Krishna nasce da una vergine ed è l'incarnazione del dio Vishnu. Non si può prescindere da questo fatto. C'è un effetto dialettico però fra queste mitologie. Una delle cose che mi ha colpito molto visitando i siti archeologici egizi, specie quelli lungo il Nilo come Fil, come Komombo,
è vedere questa pedissequa insistenza da parte dei cristiani copti, almeno così viene riconosciuta la verità storica, di andare in ogni sito archeologico egizio e con uno scalpello scalpellare l'effigie di Iside, Osiride e di Horus, sfregiando il volto, le mani e i piedi, cioè le estremità, i punti di forza, per oscurare questo mito e far posto invece a un mito che era quello di Gesù, che entrava in netto contrasto con queste figure. Questa dialettica così conflittuale, secondo lei, in che cosa trova motivazione? Ma il conflitto può essere dovuto al fatto che da un certo punto in poi la Chiesa non ha sopportato l'idea che i suoi insegnamenti o la sua immagine di Cristo avesse una qualche derivazione da spiritualità precedenti, lo vede come un furto, si sente accusata di una mancanza di originalità. Io voglio rimarcare un fatto, che l'immagine della Madonna col bambino è senza ombra di dubbio mutuata dall'immagine di Iside con Horus in braccio, cioè è una cosa talmente evidente che noi non possiamo negare. Addirittura si è verificato che in alcune comunità cristiane primitive i cristiani adoravano Iside col Horus in braccio senza rendersene conto e credendo che si trattasse della Madonna. Questo non le ricorda quello che facevano i romani quando proprio in quelle terre, parlo dell'Egitto, dovevano affermare il proprio stile di vita, la propria cultura su quella egizia, unendo magari i propri dei a quelli egizi, tempi che sono sorti appunto lungo il Nilo, in cui si adoravano divinità egizie e divinità romane, cioè un voler affermare il proprio stile di vita, il proprio modus operandi, la propria società su quella che deve ed è destinata a soccombere. Da qui la domanda: quali sono le origini del cristianesimo, su che cosa si fondano e quali sono gli errori, se ce ne sono, nella interpretazione che oggi abbiamo del cristianesimo stesso? La montagna di Nag Hammadi, crivellata di grotte e sepolture, ci ha dunque consegnato forme primitive di insegnamento cristiano che erano finora note solo in parte e grazie ai massicci attacchi dei suoi critici, di coloro che avrebbero poi fondato la grande chiesa. Ciò che chiamiamo cristianesimo rappresenta in realtà solo una ristretta selezione di determinate fonti scelte fra decine di altre. I testi gnostici sono importanti perché ci parlano di un cristianesimo nascente che è poi stato oscurato. I frammenti riscoperti illuminano la figura di Gesù di aspetti che non conoscevamo. È chiaro che questo Gesù poi, per certi versi, è estremamente umano e anche molto trasgressivo rispetto non solo alla legge dell'Antico Testamento, e qui si apre tutto il discorso sulla critica gnostica al Dio dell'Antico Testamento, ma anche trasgressivo oggi rispetto a certi modelli ingessati dei rapporti umani. È il Cristo che non esita a compiere quello che ciascun uomo compie, trovando però, basta pensare ai rapporti con la Maddalena, a cui fanno cenno i Vangeli gnostici, in cui però trova la via per arrivare a una totalità e non per fermarsi alla pura e semplice umanità. Certo, è un Cristo, come dice la tradizione gnostica, che non soffre sulla croce. Il suo messaggio, la sua esperienza terrena, si ferma alle soglie della croce, o meglio, la croce diventa un simbolo limite della sua esperienza terrena. Avete sentito, si arriva a mettere in discussione anche uno dei punti cardine
delle origini del cristianesimo, e cioè la crocifissione, la fine dell'esistenza di quest'uomo sulla croce. Anche questo potrebbe essere in verità un fatto rivestito di simbolismo, in verità un fatto tutto da interpretare. Plato. Beh, la crocifissione secondo me è un fatto realmente accaduto. Io non ho alcun dubbio sul fatto che un uomo sia stato crocifisso perché colpa non era in lui, e in più soprattutto perché Gesù aveva una missione da compiere che l'umanità purtroppo non ha ancora compreso del tutto. Non è forse questa la sede per parlarne, ma riguarda l'accollarsi veramente tutto il karma dell'umanità in modo tale da far ripartire da zero e dare una nuova chance all'umanità, cosa che realmente è successa. Però è anche vero che alcuni gnostici, alcuni trattati gnostici, alcune sette, chiamiamole così, gnostiche, affermavano che quella di Gesù, quella della crocifissione di Gesù, era in qualche modo un'illusione. È l'ipotesi che viene definita docetista, cioè è andato Gesù in croce ma in realtà non era lui, oppure in realtà la crocifissione non è mai avvenuta. Io in realtà credo ai Vangeli sinottici e credo che quella crocifissione sia avvenuta per motivi che effettivamente qui sono un po' lunghi da spiegare. Donnini, naturalmente comunque a pezzi torneremo su questa vicenda cercando di spiegarla. Torniamo ai Vangeli apocrifi e al pezzo di documentario che abbiamo visto. Anche sulla figura della Maddalena gli interrogativi sono tanti e molteplici. Mettendo per un attimo anche da parte quelli così di hollywoodiani e di grande eco ed enfasi dato a questa figura da film e libri, ma in realtà la figura della Maddalena a che cosa corrisponde? Chi era in realtà questa donna? Che tipo di rapporto aveva in realtà con l'uomo Gesù? Quello che possiamo dire con assoluta certezza è che è un personaggio di importanza fondamentale nella vita di Gesù. Da qui parte un discorso per chiarire chi fosse, che relazione avesse, se c'era un semplice discepolato spirituale o addirittura una relazione di parentela. Io non voglio per forza seguire i filoni mediatici che oggi vanno particolarmente di moda, però secondo me la problematica se la Maddalena fosse legata a Cristo da un autentico rapporto di parentela è un problema che merita di essere posto. Quello che vogliamo capire è, ed è una domanda che è stata posta e riposta, la Maddalena era in realtà una meretrice, oppure come qualcuno sostiene il termine con cui viene indicata come prostituta in realtà è stato tradotto male e potrebbe invece essere ricondotto alla figura della fidanzata, cioè della prossima moglie di quest'uomo, di Gesù? Ma ora l'immagine della prostituta redenta io penso sia mitica, sia posteriore, risponda a certe esigenze un po' così di una mentalità redentiva, per cui non ho molta fiducia in questa immagine. Io credo che Maria Maddalena sia sempre stata un personaggio di grande importanza, di grande rilievo, non sia mai stata una meretrice, e personalmente io la identifico con Maria di Betania, sorella di Lazzaro, cosa che tra l'altro all'interno della dottrina cristiana non è una novità. Oggi come oggi si tende ad evitare questa identificazione. Insomma, una nobildonna. Come? Insomma, una nobildonna, tutt'altro senza, che una prostituta. Senza ombra di dubbio. Non secondo c'è. Alcuni, la Maddalena potrebbe essere stata la discendente di Gesù nel portare avanti la sua dottrina. Secondo alcuni studiosi indipendenti, la Maddalena in realtà era destinata a ricoprire le veci di San Pietro, cosa che poi non è accaduta. Allora chi era la Maddalena? Qual era il suo ruolo? E soprattutto, quello che conosciamo è vero o falso? La figura della Maddalena è una figura centrale in molti testi gnostici. C'è un Vangelo di Maria, ma la Maddalena compare anche nel Vangelo nell'Apocalisse di Pietro, compare nel Vangelo di Filippo, compare in vari testi. Questa Maddalena è una figura intricata. Perché? Perché
Già nel Nuovo Testamento a volte le figure sono accennate, a volte c'è un nome, a volte non c'è un nome. Comunque nel Nuovo Testamento ci sono più Marie, poi ci sono anche delle figure innominate. A un certo punto nel corso della tradizione alcune di queste figure vengono fuse insieme. La Maddalena degli Gnostici è una figura che appunto probabilmente fonde insieme più persone. Perché a questa, ma non solo la Maddalena, anche la Madre Maria, la Madre Gesù, anche altre donne hanno una importanza centrale nello gnosticismo, ma in qualche modo già nel Nuovo Testamento, bisogna ricordarlo, le persone che annunciano la resurrezione sono le donne. Il Vangelo di Maria, papiro gnostico greco, è dedicato interamente alla Maddalena. Il suo nome è posto alla fine, secondo la consuetudine letteraria copta. Nel mondo che gravita attorno a Gesù, questa donna occupa una posizione di primo piano. In diverse circostanze suscita l'invidia degli apostoli, perché il Maestro l'ama più di tutti loro. Nel Vangelo di Filippo si annota: il Signore amava Maria Maddalena e spesso la baciava sulla bocca. Il bacio, in realtà se noi prendiamo alcune epistole del Nuovo Testamento, una delle formule di saluto dice: baciatevi con bacio d'amore. E il segno, scambiatevi un segno di pace. Una edulcorazione, un po' una eufemizzazione del bacio d'amore che sta nelle cerimonie eucaristiche della Chiesa primitiva. Ma certo, amore, agape, però è un bacio, non è una stretta di mano. Si può, come dire, disquisire su cosa significava un bacio all'epoca, ma sicuramente rappresenta un gesto di amore. Un gesto di amore che, al di là degli sviluppi su cui si sono sprecate veramente biblioteche, amava carnalmente la Maddalena, l'amava simbolicamente, era l'immagine della Chiesa, non della Chiesa, secondo la tradizione evidentemente canonica, che in fondo è Maria, l'immagine della Chiesa, la Chiesa in senso gnostico. Io credo che tutto questo è irrilevante. Nel bacio che Cristo dà alla Maddalena, che non dimentichiamo che era una peccatrice, c'è l'immagine di questa totale riconciliazione del mondo, di questo totale superamento delle differenze e delle divisioni, anche quelle che passano nella carne. C'è l'immagine di un Cristo uomo, ma proprio per questo, uomo con U maiuscola, profondamente divino, quello che non esita a baciare sulla bocca una peccatrice, non per compiere un peccato che è irrilevante, ma per dimostrare che un bacio può salvare il mondo. Nella dottrina del Gesù storico il tutto doveva divenire uno, unico, e questo non poteva fare a meno di un procedimento indispensabile, cioè passare attraverso il lato femminile di ognuno di noi e del mondo, dell'universo intero. La Maddalena forse in tutto questo rappresenta la metà del cielo che manca a Gesù, e probabilmente in tutto questo, nella dottrina del Gesù storico, ha una parte attiva, è portatrice di qualcosa, è portatrice anche soltanto della semplice tenerezza di una madre o di una moglie o di una fidanzata. E proprio in questa figura alcuni storici vedono quindi il successore nel portare avanti la dottrina di Gesù. Plauto. Vorrei sgombrare innanzitutto il campo da un equivoco, cioè l'associazione stretta Maria Maddalena prostituta. Non esiste nei Vangeli sinottici neanche un passo in cui questa figura viene associata a un elemento di prostituzione. Maria Maddalena viene descritta in alcuni passi, precisamente quelli in cui si dice che da lei sono usciti sette demoni, che è un simbolo di un lavoro sui sette vizi capitali, oppure sotto la croce, oppure dopo la resurrezione del Cristo, ma mai in quel contesto di prostituzione.
Semmai possiamo associare questa Maria Maddalena alla Maria di Betania, e questo ce lo dice Jacopo da Varazze nella Leggenda Aurea, dove praticamente lui associa queste due figure affermando che in realtà si trattava di una sola figura, benestante, perché possedeva due terre, sia quella di Betania che quella di Magdala, e talmente ricca che infatti i Vangeli dimostrano che Gesù e i suoi erano assistiti in qualche modo finanziariamente da un altro gruppo di persone. È detto addirittura che nel corteo di Cristo c'erano alcune donne che li assistevano con i loro beni. Si parla da un certo punto di vista di beni finanziari, perché altrimenti non si potrebbe capire da dove attingessero i beni di sussistenza. Per quanto riguarda invece l'associazione Maria Maddalena Sofia, cioè il femminino eterno, il femminino cosmico, direi che il trattato che più insiste su questa associazione è certamente la Pistis Sofia, che rappresenta secondo me il trattato più profondo e peraltro quello che ci è arrivato intatto, assolutamente intatto. Non appartiene al corpo di Nag Hammadi, ma sicuramente mette in mostra una Maria Maddalena che ha una valenza non certo terrena, ma sicuramente cosmica. Chi era l'altro successore di Gesù storico? Beh, secondo il Vangelo di Tommaso era Giacomo, perché quando i discepoli chiedono quando tu te ne sarai andato chi dobbiamo seguire, il Messia afferma seguite Giacomo il Giusto, per i quali sono stati creati il cielo e la terra. Quindi abbiamo se quello che ci state raccontando è realmente fondato nei fatti storici, allora come si arriva a San Pietro, fondatore della Chiesa? Qui abbiamo di fronte a noi un Gesù che in realtà è un principe, una Maddalena che in realtà è una principessa, una nobildonna, e un insieme di dottrine che in realtà sono estremamente rivoluzionarie e tendono a scontrarsi contro il potere precostituito dell'epoca. Qual è la verità? Che cosa rappresenta l'enigma Gesù? Restate con noi, ne parliamo tra poco. Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza, il grande enigma Gesù. È su questo che vogliamo concentrare le nostre questioni di conoscenza questa sera. Gesù uomo, Gesù storico, una figura terrena secondo la ricostruzione storica, una figura che fonda la propria esistenza totalmente all'interno della comunità giudaica, contro alcune ricostruzioni che riteniamo infondate. Io ritengo che una delle caratteristiche principali della personalità storica di Gesù è quella che si trattava di un ebreo, non solo per un discorso di nascita, perché è chiaro che i cristiani di oggi non intendono mica sconfessare il fatto che Gesù fosse ebreo, è nato in una famiglia ebrea, è vissuto in Israele, ha avuto un'educazione. No, io voglio dire che lui non ha mai inteso fondare una religione extra giudaica, cioè tutto il suo operato si è svolto all'interno del giudaismo, eventualmente con delle sfumature tali da entrare in conflitto con l'ortodossia dei sacerdoti del Tempio e quindi di scatenare delle conflittualità, ma non è mai uscito dall'ambito giudaico. Da questa ricostruzione emerge un Gesù uomo che all'interno della propria comunità tenta con maniere molto forti e trancianti, si può dire, di svecchiarle, ponendosi contro il potere precostituito della sua epoca, pur rimanendo all'interno della propria comunità, vuole, questo sembra essere l'insegnamento profondo alla fine, riaccendere il sacro fuoco della conoscenza. Gesù vuole capire e conoscere, mosso solo ed esclusivamente dalla verità, la stessa verità che vuole mostrare ai suoi discepoli, Plato. Sì, infatti sono d'accordo con Donnini, e dirò di più, c'è una prova nei Vangeli sinottici di questo. Lui dice, Gesù dice più spesso, io non vengo ad abolire la legge, la Torah, ma vengo a compierla. Che significa venire a compiere la Torah? Significa portare allo scoperto, per quel che era possibile, il significato nascosto delle scritture, che in qualche modo era già indagato dagli esseni che Donnini dovrebbe conoscere molto meglio di me. Donnini, cosa ne pensa? Degli esseni?
Non si può assolutamente. Si è parlato molto spesso di Gesù come esseno. Gesù l'esseno, più che Gesù di Nazareth, visto che Nazareth all'epoca di Gesù forse non era neanche stata fondata ancora, credo. Sì, ora non mescoliamo troppe questioni. Esatto. Abbiamo finalmente nominato questo termine, cioè gli esseni, che vorrebbe dire gli autori dei manoscritti del Mar Morto, questi asceti insediati sulle rive del Mar Morto. Innanzitutto vorrei precisare una cosa. Si tende a dare degli esseni una immagine fissa, ma bisogna tenere presente che gli esseni hanno occupato quel sito sulle rive del Mar Morto dalla metà del secondo secolo avanti Cristo fino alla seconda metà del primo secolo avanti Cristo, cioè in un arco di circa 200 anni. In questi 200 anni hanno avuto un'evoluzione e c'è stato senz'altro un momento nel primo secolo dopo Cristo, cioè negli anni di vita di Gesù Cristo e del suo successore, il fratello Giacomo, in cui questi esseni hanno acquisito una connotazione zelotica, cioè si sono fortemente coinvolti in quella che era la lotta politica contro il dominio romano. Noi non ci dobbiamo meravigliare, non è che dobbiamo distinguere fra questione religiosa e questione politica, ci viene spontaneo perché noi viviamo in un ambito cristiano dove le due questioni hanno, diciamo, in ambito cristiano hanno una certa distanza, mentre in ambito semitico, sia ebraico sia islamico, sono profondamente legate. Ma del resto, anche se pensiamo alla figura di Gandhi, la figura di Gandhi è una figura profondamente spirituale, nessuno negherebbe il suo valore spirituale, anche constatando che ha avuto un ruolo estremamente importante nella lotta di liberazione dell'India dal colonialismo inglese. Ecco, io ho fatto questo paragone per cercare di ammorbidire l'idea che Cristo potesse essere coinvolto anche in una lotta politica. Prima di proseguire nella ricerca di conoscenza sugli esseni, forse è arrivato il momento di ritornare ancora per un pezzo sulla gnosi, perché vogliamo capire meglio quali sono le sue derivazioni e le sue origini. La gnosi è un'acuta espressione dell'angoscia dell'esistenza umana di ogni tempo. Rappresenta un intimo e personale bisogno di trascendenza, la necessità di trovare risposte alle eterne domande della vita. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Il mondo gnostico era diviso in tre categorie. A livello più basso si situavano gli ilici, gli uomini dominati dalla materia, nei quali non vi è nulla di divino e che sono sordi a qualsiasi richiamo. Alla seconda categoria appartengono gli psichici. Per gli gnostici erano i cristiani comuni e coloro che intuiscono l'esistenza di qualcosa di diverso. A livello più elevato sono i pneumatici, coloro che si sono messi in discussione e hanno iniziato la ricerca del Dio nascosto. Nel mondo antico era diffusa la sensazione che un giudizio divino fosse imminente. Occhi grandi e tristi, increduli per quello che sta per accadere, ci guardano dalle effigi sepolcrali dei primi secoli. La fede della fine imminente è continuamente testimoniata nel giudaismo dai profeti e dagli esseni, che annunciano la catastrofe del mondo per la generazione presente in modo del tutto analogo a quanto faranno poi i Vangeli. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno squassate. La luna non darà più il suo chiarore e il sole si oscurerà. Vi saranno terremoti e carestie. Questo è soltanto l'inizio del parto. Gesù vuole riaccendere il sacro fuoco della conoscenza e ha uno strumento potentissimo per spingere la sua comunità ad accelerare questo processo. Questo processo che li dovrà portare verso il regno dei cieli.
per fargli comprendere che non c'è più tempo, utilizza lo strumento dell'Apocalisse. Utilizza lo strumento di un giudizio supremo, di un giudizio superiore che è imminente in qualche modo, anche se lontano, molto lontano, ma questo dal senso dello scorrere del tempo, del passare dei secoli e dei millenni. Donnini, qual è la conoscenza verso la quale il Gesù storico ha tentato, ha cercato e forse ci è anche riuscito a spingerci? Ma qui si torna al discorso degli esseni, cioè sostanzialmente c'è un anelito a realizzare in terra una vita ispirata a valori spirituali. Quindi questo è senz'altro l'anelito degli esseni e anche l'anelito di Gesù. Però io non posso, come persona che si è interessata soprattutto degli aspetti storici, far notare che questo corrisponde anche ad un passaggio necessario, che è quello della liberazione politica di Israele dal dominio romano. Cioè le due cose non possono essere scisse, anche se questo secondo discorso forse può profanizzare il primo perché gli dà delle caratteristiche troppo terrene. Gli Esseni anelavano senz'altro alla realizzazione di una vita profondamente spirituale qui sulla terra, però si rendevano anche conto che questo era impossibile per un Israele comandata da una casta sacerdotale corrotta, da dei farisei corrotti, da degli amministratori romani, e quindi molta della loro energia, specialmente nel primo secolo, era indirizzata proprio a questo fatto, ricostruire il regno di Israele, che nella loro terminologia è anche il regno di Dio. Poi per estensione diventa il regno dei cieli, inteso non solo in un fatto politico ma anche in un fatto interiore, cioè per regno dei cieli si intende una conquista interiore, personale, spirituale. Qui è molto difficile riuscire a separare queste varie componenti e noi in questo momento non abbiamo il tempo per mettere a fuoco tutti i vari punti, tutte queste sfaccettature della questione. Però, Plato, il regno dei cieli, cioè il raggiungimento dello scopo finale, Gesù storico non lo pone sulla terra, lo pone in un'altra dimensione. Oggi noi diciamo dopo la morte, nel regno dei cieli intendiamo quello, dopo la morte, nella vita ultraterrena, ma in realtà cosa ci dice la storia? No, io non sono d'accordo sul dopo morte. L'agnosticismo ci ha insegnato una cosa basilare, e cioè che questo regno dei cieli si raggiunge in vita. Questo ce l'ha insegnato la Torah ebraica, ce l'hanno insegnato i Vangeli, ce l'hanno insegnato moltissimi gruppi gnostici non necessariamente cristiani, parlo dei Sufi, e parlo ad esempio di uno dei più grandi esseri spirituali dell'umanità intera, Jalaluddin Rumi, il creatore della danza dervisha, il quale scrisse in un suo scritto che occorre morire prima di morire per fregare la morte e raggiungere il regno dei cieli, che non è un alto nel senso fisico, ma è un alto nel senso interiore del termine, quindi un raggiungimento di uno stato vibrazionale, parlo animicamente ovviamente intendo, più elevato, che consenta di superare una certa qual barriera sorvegliata, secondo gli gnostici, da esseri deputati a questo scopo. Allora, per capire meglio che cosa intendeva Gesù storico quando parlava di regno dei cieli, forse è opportuno tornare alle sue parole. I primi cristiani considerarono la promessa dell'imminente regno di Dio come un tratto caratteristico del messaggio di Gesù. Un'immane catastrofe e la discesa di Dio dal cielo doveva provocare una totale trasformazione di tutte le cose terrene. Oggi numerosi studiosi ritengono che Gesù, con l'espressione regno di Dio, non intendeva un paradiso soprannaturale, ma che al contrario lo voleva portare sulla terra, abolendo fame e sete, violenza e ingiustizia. Molti suoi seguaci gli avrebbero volto le spalle, delusi, quando capirono che il regno non era di questo mondo. Sono ricerche che
mettono in luce continuamente come quello che noi diamo per certo sia una certezza illusoria. Noi prima della scoperta dei manoscritti di Qumran pensavamo che di conoscere tutto. Avevamo questi esseni delle fonti e pensavamo fosse chiaro. Ma non avevamo la documentazione diretta di queste persone. E già questo era interessante, una documentazione che era scomparsa. Avevamo gli apocrifi dell'Antico Testamento trasmessi dai cristiani in traduzioni etiopiche, slave, greche. Questi ci hanno dato gli originali. Originali che in alcuni casi ci hanno detto che alcuni testi che qualche studioso voleva datare nel primo secolo, addirittura nel secondo secolo dopo Cristo, erano del secondo secolo avanti Cristo, alcune parti di Enoch, o addirittura erano più antichi. Quindi hanno capovolto in alcuni casi delle cose date per assodate da alcuni studiosi, e qualcuno intuiva che non erano così, però il consenso andava più, no, ma sono cose tarde, sono due secoli prima. Ha capovolto una serie di... E man mano che si leggono questi testi ci si accorge che l'interpretazione continua a cambiare, anche perché questi testi sono frammentari. Si riescono a tradurre, ma una volta tradotti mica ha detto che si capiscono veramente. E poi c'è un frammentino che sembra che appartenga a un manoscritto, poi ci si accorge che probabilmente si può collegarlo a un altro. Uno dice i manoscritti, ma i manoscritti sono dei collage, in alcuni casi di centinaia, migliaia di frammenti. E noi a volte leggiamo una traduzione o leggiamo una riproduzione anche dei testi che li mette in ordine. Ma quest'ordine è fasullo, ha spesso, è casuale. Ci sono dei criteri, ma non è mica così certo. E quindi affinando le cose possiamo ricollocare, cambiare la collocazione dei frammenti e cambiare la lettura dei manoscritti. E quindi continua a cambiare. E questo ci dice che i testi che abbiamo non li comprendiamo mai fino in fondo, e ogni pezzettino che si aggiunge costringe a rileggere tutto in una nuova luce. Avete sentito? Io vorrei, Donnini, prima che ci spiegasse ancora una volta l'interpretazione estenea anche del Regno dei Cieli, il fine ultimo di Gesù storico, l'importanza che hanno questi scritti, perché quello che ci è arrivato attraverso i Vangeli è uno scritto che è passato di mano in mano attraverso i secoli, i millenni, è stato reinterpretato, convertito da una lingua all'altra, sottoposto ad ogni genere di distorsione e modificazione. Quello invece che abbiamo ritrovato lì nei rotoli del Mar Morto è un documento originale che sì è collocabile 200-300 anni dopo lo svolgimento dei fatti, ma originale. Sì, non solo sono originali nel senso che sono rimasti lì in quelle grotte per 1900 anni, ma forse io non sono nemmeno d'accordo sul fatto che... Insomma, è l'ultimo giornale della storia, è l'ultimo resoconto della storia. Sono stati prodotti nei dintorni dell'epoca di Cristo e forse anche nello stesso periodo in cui è vissuto Cristo. Quando furono scoperti all'inizio ci fu un grande tentativo di distanziarli, perché la famosa École Biblique di Gerusalemme, che ebbe in affidamento alcuni di questi manoscritti, impose un'interpretazione prudenziale che li distanziasse il più possibile dal cristianesimo nascente. Poi invece in realtà ci siamo accorti che il legame è notevole, e alcuni di questi scritti senz'altro sono stati prodotti nell'epoca in cui Cristo viveva o anche in epoca successiva. Quindi sono estremamente importanti perché non sono stati ritoccati. Poi ci sono delle difficoltà di ricostruzione, di interpretazione, perché sono frammenti da rileggere, da ricostruire, da riassemblare, però questa è una questione tecnica. I documenti sono assolutamente originali, non c'è di mezzo tutta una serie di operazioni. Tra poco mi racconta anche, secondo la visione essena, qual era il fine ultimo storico del Gesù uomo. Ci vediamo tra poco.
Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. Donnini, le lascio la chiusura della puntata, della prima dedicata all'enigma Gesù, la visione ultima, il fine ultimo di Gesù, storico secondo gli Esseni. Gli Esseni tendevano a ricostruire un Israele che oltre a essere libero da influenze pagane e straniere, potesse veramente applicare i principi spirituali della Torah. Lo scopo era quello di mettere l'ebreo in condizioni di poter vivere coerentemente con la Torah e attraverso i suoi insegnamenti raggiungere la verità interiore. E Un livello spirituale elevatissimo, però in un ambito strettamente giudaico. Questo, le interpretazioni gnostiche successive cominciano a divergere da questo, perché c'è senz'altro il desiderio di costruire qualcosa di più. Ci fermiamo qui per questa nostra prima puntata dedicata all'enigma Gesù. La prossima settimana torneremo ancora su questo argomento. Io ringrazio Mike Plato, ringrazio David Donnini e li invito già da adesso a tornare per la prossima settimana per continuare questo discorso, perché nella prossima settimana cercheremo ancora di capire quali sono le verità storiche ancora da trovare, ancora da ricercare sul Gesù storico. Torneremo ai manoscritti del Mar Morto, torneremo a Qumran, parleremo degli arconti, di quel ministro di giustizia, figura emblematica attorno al quale ruotano molti concetti ancora tutti da scoprire, molti misteri che ancora oggi, e ve lo chiedo per la seconda volta questa sera, passatemi il termine, sono un rebus, una vera e propria questione di conoscenza. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.